Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Avatar e in questo video andremo a fare un'altra missione secondaria. Quindi ci troviamo nei pressi dell'albero casa, poco più su, qui troveremo la postazione, un altro campo navi. Da qui, ma spawneremo qui con il viaggio veloce, quindi da qui vi mostro con quale NPC dovrete parlare per sbloccare questa secondaria. Un po' brigosa, devo dire, un po' brigosa. Eccolo qui, parliamo con lui, con Ah, you Sanop. are. Hello, my friend. Would you care to join me for a meal and a. E in questo modo andiamo a sbloccare un pasto e un ricordo. Quindi dobbiamo trovare, andiamo a tracciare la missione, non abbiamo fatto in tempo. Eccola qui. Dobbiamo trovare un fungo cremisi elevato e uno scorzafrutto elevato. Quindi ora vi mostrerò i punti dove andare appunto a trovare questi due materiali e poter appunto cucinare questa pietanza. Ci spostiamo da questo punto qui, ci spostiamo un pochino più su, arriviamo in questo campo navi, caduta del cacciatore. Da qui ci fermiamo qui al falò, facciamo venire la notte, c'è anche una tempesta in corso e in questa zona si potranno trovare facilmente dei funghi. Li troverete più o meno su queste radici, ora vediamo se riusciamo a trovarne uno al volo, vi mostro. E in questa zona si trovano proprio quelli di qualità un pochino più elevata. Ecco, ce n'è uno già laggiù, vedete? Vedono già i pindindippi. Ma questo mi sa che è un fiore, non è un fungo. No, no, è un funghetto, eccolo qui. Quindi andiamo a raccogliere. Di notte, mi raccomando. E qui addirittura l'abbiamo trovato pregiato. Ne andiamo a raccogliere un altro. Vediamo se riusciamo a prenderlo elevato così. O comunque ne farmiamo un pochino di questi buoni. Eccolo qui, questo è buono. E in questa zona comunque vi fate un giretto e ne trovate diversi. Vediamo se riusciamo a trovarne qualcun altro. Vedo lassù, ne dovrebbero essere ancora. Non è vero, ricordo proprio, la memoria è pessima. Comunque questa è la zona, insomma, come avete potuto vedere al primo l'ho beccato pregiato, poi comunque basterà fare un giretto tutto intorno a questa zona qui. Se aprite la mappa e usate il tastino direzionale potrete vedere i biomi, vedete foresta pluviale, in questo modo qui. Così da riuscire a capire dove trovare le cose. Vedete, qui ci sono i funghi. Ve lo dice proprio, funghi e mangrovie. Tutta questa zona qui, quindi basterà proprio girare. Mettiamoci anche questi, visto che ci siamo. Per tutta questa parte, insomma, paludosa dove c'è l'acqua. E sui tronchi troviamo appunto i funghi. L'unica cosa è che ovviamente bisognerà girare un po', perché sì, abbiamo trovato quei due proprio vicini, ma tocca fare un pochino avanti e indietro o comunque esplorare un po'. Qui vabbè, troviamo anche questo. Ciccio, ma da che lato ti scippi? Di qua. Scordarseli tutti. È un po' un problema. Ecco, lassù ce n'è un altro. Questo non serve ai fini della missione. L'ho preso giusto per prenderlo. Ecco, lì ce n'è un altro ancora. E lì ne abbiamo un altro. Basterà proprio girare per tutta questa parte acquosa, come vi ho mostrato sulla mappa. Dove sta? Eccolo qui. Andiamocelo a raccogliere. Adesso raccogliamo questi due. Mi raccomando, prendeteli bene. Eccolo qui, l'abbiamo trovato elevato. Ah, lì tre addirittura su questo tronco ce ne sono, per cui proprio diamo una pacchia. Ecco
Zompa, vai su. Così ne farmiamo un pochino e ce li mettiamo da parte. Should be enough. Shell fruit next. Visto che ci siamo, ne prendiamo un po'. Questo è buono. Vabbè, di elevati comunque ne abbiamo trovati a Should sufficienza. be enough. Shell fruit next. Ho capito, sei arma, mo cerchiamo lo scorzafrutto, guarda questa. Ora andiamo a trovare lo scorzafrutto e vi mostro la zona migliore dove trovare appunto gli scorzafrutti elevati e comunque di qualità migliore. Magari se abbiamo fortuna li troviamo pregiati anche questi. In questo punto, come potete vedere, ho trovato uno scorzafrutto pregiato. Vi mostro il punto della mappa. Siamo proprio qui, quindi se prendiamo come punto di riferimento il campo navi caduta del cacciatore, da qui basterà prendere il nostro Ikran, volare sopra questa parte qui, arrivare qui dove c'è un altro campo navi, Punta Svetta, ed esattamente da qui basterà attraversare il lago e andare da questa parte. La prima parte sarà inquinata se ancora non avete ripulito l'impianto, che si trova più o meno in questa zona. Io ancora non l'ho fatto, per cui qui ho tutto morto, ma poco più avanti comunque troverete della vegetazione. Vi mostro, vedete bioma rovo selva, e se andiamo nella descrizione dello scorzafrutto dice i più rari si trovano spesso nel bioma della rovo selva, ed è proprio questo il bioma ideale, quindi il punto ideale dove trovare questi frutti pregiati. Perché da questa parte li trovate, ma li trovate di qualità minore, mentre andando di qua trovate quelli di qualità maggiore. Io ho trovato quello pregiato proprio su questo albero, dove ci sono anche delle spine oltretutto, quindi si prende anche un pochino di danno, e l'albero è questo qui. Ne ho trovato solo uno al momento, ma comunque continuando ad esplorare questa piccola porzione di mappa ne troverò sicuramente altri, per cui giovani qui sicuramente lo trovate e in questo modo riusciremo a completare la quest. Per cui ora andiamo a completare la quest. Una volta raccolti i nostri ingredienti, torniamo qui nella postazione, in questo campo navi dove abbiamo attivato la quest, e prima di parlare con lui andiamo ovviamente a cucinare. Mi raccomando, utilizzate prima lo scorzafrutto. Dopodiché utilizzate il fungo, e ovviamente dovrà essere elevato o comunque pregiato, vedete un attimo voi. Fate così, lo andate a cucinare. There, better get back to Satnok. Smells amazing. Better check the seasoning. Vediamo se è giusto di sale. E vabbè. E qui insalata di frutta e funghi elevata. La dovremo andare a mangiare, quindi la possiamo, adesso facciamo magari ok, usciamo da qui, vedete? Insalata di frutta e funghi. Se noi adesso parliamo con lui, non ci dà Shell fruit and la fungi mushrooms. quest That is what we need. And remember, completata, vi faccio pick them vedere. carefully. Ecco qui, infatti non ce la dà, per cui noi dobbiamo andare a mangiare quello che abbiamo appena creato. Quindi qui insalata di frutta e funghi, la mangiamo. Why is this so familiar? What? All gone. At least Satnob's gonna get a good laugh out of this. Esatto. E ci riparliamo. What did you think of the dish? Una volta che ci riparliamo, ovviamente alla fine del dialogo avremo concluso la quest e prenderemo la nostra ricompensa. In questo modo, come potete vedere, abbiamo completato la quest e come ricompensa ci darà il braccialetto di Sanap, che è una modifica per il braccio. Quindi apriamo, selezioniamo, clicchiamo qui e andiamo a vedere. Più 5% di favore del clan quando completi missioni e attività. E non è assolutamente male, devo dire la verità. Quindi ce lo andiamo ad equipaggiare e lo utilizziamo, perché ci tornerà veramente tanto utile. Abbiamo capito, Ubisoft, che stress. Giovani, direi che per questa missione è tutto. Come al solito, grazie mille e vi do appuntamento al prossimo video.